Calotti, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Il primo tempo che vede affrontarsi la Longobardo contro i Reacuti, Reacuti in difficoltà nel primo tempo. Stanno perdendo per ben 6-1. Andiamo a parlare proprio con giocatori, con Vitagliano. Siamo in silenzio stampa, con Vitagliano, primo tempo in difficoltà. Cosa è mancato a questa formazione in questo primo tempo? Fase difensiva, da registrare sicuramente, perché 6 gol veramente sono troppi. Soliti errori qua e là, speriamo di raddrizzare questa partita. Un po' confusi in mezzo al campo. Sì, molto, molto. Tanto nervosismo nella propria squadra. Sì, approccio sbagliato in partenza, purtroppo anche senza partita un po' difficile, giustamente, perché gli avversari sono compatti e sono cinici lì davanti. Troppo. Troppo. Ringraziamo il giocatore dei Reacuti, Vitagliano. Ora andiamo nella panchina della Longobarda. Andiamo a intervistare il goleador della Longobarda, Rocco, il numero 7. Grande Rocco. Primo tempo totalmente in predominio della tua squadra, siete riusciti a essere molto cinici lì davanti. Qual è stata la vostra arma in più in questo primo tempo? Il merito è di tutta la squadra. Soprattutto del mister. Abbiamo fatto il mister del mister. Siete molto più compatti. Sì, sì, sì. Che vediamo ora il mister della Longobarda. Grande mister. Com'è chiatto questo mister? Una buona partita della mia squadra. Mi stanno piacendo tutti, anche Brunetti che ha segnato. Va bene così. Va benissimo, ringraziamo la Longobarda. Ci diamo il collegamento, ricordare il risultato di 6-1. Un saluto. Altro big match qui tra i Reacuti e Longobarda. Si chiudono per il punteggio di 3-11 a favore di questi ultimi. Il migliore in campo è Rocco, che con un poker ha portato la vittoria ai suoi. È una prestazione magistrale la tua, di attacco, di peso centrocampo, l'uomo ovunque del Longobarda. Qual è il tuo giudizio? È stata una bella partita, abbiamo giocato bene, un bel gioco di squadra, compatti, velocità, tutto. C'è qualcosa che avete sbagliato o dove potete migliorare ancora? Un po' la fase difensiva, ma va bene, più che dove volete arrivare? Siete pronti a vincere? A vincere, dove possiamo? Dove arriviamo? Ce la mettiamo tutta. L'obiettivo di dichiarare la vittoria finale. Sì, sì. Vuoi dedicare a qualcuno la vittoria? Al mister Mattia. Bravo Rocco! Questa squadra è una fase difensiva, purtroppo volevo anche partire, però non voglio aggrapparmi a questa scusa, però vabbè, la fase abbiamo io ho notato una difficoltà proprio a costruire il gioco, ho visto spessi lanci dalla porta, gli attenti in attacco a te, che eri molto solo. Sì, vabbè, purtroppo vabbè, la squadra comunque mi ha aiutato, comunque al limite del possibile, purtroppo i lanci erano l'unica nostra arma, un buon playmaker, diciamo, qualcuno ci organizzava, comunque vabbè, è andata così. Vuoi salutare qualcuno? No, saluto Matteo, che mi chiama sempre a queste partite, il nostro capitano, che spero che ci aiuterà a continuare questo percorso in maniera positiva, per raddrizzare. Vabbè, grazie.